Mister Vanzetti, è durato poco il vantaggio della sua squadra, c'è stato fino a quel momento, si era molto equilibrata, diciamo, la partita, forse un'occasione particolarmente vantaggiosa sul finire del primo tempo con Piccirillo, ma la partita abbastanza equilibrata. Poi siete passati in vantaggio, ma è stato un blackout micidiale dove Cocri praticamente ha guadagnato 10 metri, 20 metri, tutto un botto, ed è successo quello che è successo. Diciamo che forse il primo tempo abbiamo avuto qualche più di occasione, perché Piccirillo ha avuto più di un'occasione, ne ha avuta di testa, ne ha avuta un'altra su una palla dove, vi ricordate, ha calciato a botta sicura, è andata là, quindi abbiamo avuto qualche forse occasione in più, non solo una. Ai punti, insomma, penso che abbiamo meritato noi. Poi, dopodiché, come hai detto tu giustamente, dopo il gol abbiamo avuto un attimino dove loro hanno, diciamo, aumentato magari i ritmi e hanno iniziato giustamente ad essere un pochino più spregiudicati. E quindi noi magari abbiamo arretrato un attimino anche per riprendere fiato, perché è normale che sia così. Però abbiamo preso gol su calcio da fermo, quindi non abbiamo preso gol su azione o su una ripartenza oppure su una loro giocata. Ho un po' di rammarico perché, insomma, io non voglio regalato niente da nessuno, però come succede spesso, mezzo e mezzo mi annullano i gol, mezzo e mezzo la punizione non c'è, e quindi questo mi rammarica. Però abbiamo giocato contro una signora squadra e penso che ai punti o nel finale penso che noi meritavamo la vittoria. Allora mister, oggi noi vi abbiamo seguito anche l'altro sabato sempre in diretta, oggi una squadra completamente trasformata, ovviamente ha potuto recuperare due giocatori che erano assenti, mi sembra Romeo e Libri nello scorso sabato, però oggi si è vista una squadra che non ha per nulla demeritato, anzi ha giocato proprio a viso aperto e ha avuto anche un'occasione sul finale per fare il colpaccio. Un Locri rivitalizzato in trasferta. Guarda, l'analisi è giusta e la condivido. Non voglio essere poi ripetitivo, perché sembra poi che gli allenatori stiamo qui a lamentarci. Sicuramente anche quando abbiamo perso ritengo che questa squadra su terreni di gioco come questo di Scalea possa esprimersi meglio, perché ritengo che purtroppo nel nostro impianto sia difficile poter produrre un calcio di qualità. Già oggi è vero che rientrano due giocatori importanti, peraltro è vero che anche in altre circostanze comunque la squadra, quando ha giocato su terreni di gioco che lo consentono, credo che abbia cercato sempre di far gioco. Raramente abbiamo visto, guardi, io sono obiettivo, l'avvio di gara è stato secondo me un po' timoroso, con un po' di irreverenza, e lì abbiamo rischiato potenzialmente più che in maniera concreta, però abbiamo rischiato tanto. Però ritengo che poi nella seconda parte la squadra abbia dimostrato personalità, voglia di vincere, autorità. Sarebbe stato un peccato veramente perderla questa partita, pur riconoscendo di aver giocato contro una squadra che per il mio, dopo le prime tre, è la squadra che probabilmente viene subito dopo. Sì, buonasera Presidente, io sarò molto sintetico, io ho scritto alle volte, l'hanno scritto anche i colleghi, che lei la prima qualità che mette nel suo mandato da Presidente è la passione verso questi colori. Allora la domanda è semplice: che settimana sarà questa, visto che la prossima non è una partita ma sarà la partita? La prossima sarà una partita, un derby sentito, ma sarà una partita, e la settimana sarà, spero sia di intenzione positiva come è stata questa partita. È stata una partita bellissima di tutte e due le squadre, con voglia di vincere fino alla fine. È stata una partita equilibrata e bella, quindi la settimana dovrà seguire questa enfasi e questo entusiasmo, e poi domenica ci vediamo.